cosa annusa? Che cosa c'è? Luz, ci sono dei funghi? Magari ci possono dei funghi. Guarda, qua troviamo solo castagne oggi. Siamo venuti. Guarda che grosse! Caspita, guarda, Annusa. Senti, guarda. No, non la devi mangiare tu. Questa è cruda, la devo mangiare io. Ah, mannaggia. Guarda quante. No, sono mie. Oggi sono venuta in Val Sangone per passare una domenica e per raccogliere le castagne. Vabbè, cercare anche funghi insieme al mio Gusbaldo, ma in realtà funghi, come sempre, io non ne trovo neanche uno. Vabbè, magari se fortuna un mini porcino che poi, boh, tanto io non li distingo, quindi per me sono tutti uguali. E dicevo, sono venuta invece per castagne perché mi hanno detto che iniziavano ad esserci. In realtà, guardando un pochettino qui nel bosco, devo dire la verità, ci sono tanti ricci già, anche un po' vecchiotti secondo me, ma tanti che cadono dagli alberi, sono ancora molto verdi, guardate qui, ecco, ricci come questi, che sono verdi, non vanno ancora molto bene, no, perché le castagne non sono buone, almeno così mi dicono, e mi si dice anche che quando il riccio cade dalla pianta c'è solo un tot di giorni di tempo per raccoglierli per poi poterli mangiare e allora sono buoni, altrimenti se si aspetta troppo non sono più buoni, questo detto da gente del posto. Il bello di stare nel bosco è, oltre a fare degli incontri magari anche con qualche picchio o qualche scoiattolo, qualche uccello, è vero, sì, ma tu non puoi mangiare, è quello di raccogliere, come dicevo, le castagne. Guardate qua che belli! Caspita, questi qui, via! Devo anche cercare di non fargliele mangiare. Guardate, guardate! Queste praticamente sono, cadono anche dai ricci. Poi i ricci si aprono, le mettiamo qui e escono queste castagne. Beh, devo dire che mi hanno detto in realtà che, insomma, si è un pochettino indietro, che si è indietro di qualche settimana. Però, secondo me queste sono di appezzamento, si dice così, sì. Quelle classiche che vengono utilizzate, ecco, guardate, anche queste per i marron glacé. Sapete, quelli che hanno una lavorazione particolare e che naturalmente sono dolci, sono con lo zucchero glassato. Anzi, magari qualcuno di voi è anche pasticcere e mi può dare la ricetta di come farli, perché so essere molto difficili. Dicevo, il bello è comunque cercare anche dei ricci, ma voi lo sapete come si aprono le castagne? Ah, aiuto, ha fatto incastrarsi negli alberi, le castagne andrebbero raccolte con il bastone apposito. Luz, però se sei in mezzo, niente, tra una zampa di Luz e l'altra, potete vedere che si mette praticamente il piede così, si allarga ben bene, e poi, senza in qualche modo pungersi, si va a togliere praticamente la castagna che c'è all'interno. Se poi non volete far fatica, fate come me, che mentre ne cerco una, guardate qui, ne ho trovato un'altra che era già caduta. Occhio, fate attenzione che non siano bucate, che se ci sono i buchi vuol dire che ci sono i vermi e non sono assolutamente buone. Qualcuno di voi mi potrà dire, sì, però tu vai nei boschi, non hai paura che, insomma, i proprietari dei boschi, nel frattempo io continuo a raccogliere, che i proprietari dei boschi alla fine si arrabbino, no? E che possono anche farti una multa. Ebbene, in realtà dal 1900, mi sembra 76, non c'è più praticamente il divieto di raccogliere le castagne nei boschi, nel senso che non ci sono più i confini. Quindi siamo liberi di girare nel bosco. Allora, mentre io e Gusbaldo continuiamo a cercare castagne, questo era anche per dirvi che cosa. Beh, che martedì ci ritroveremo, come sempre, alle 9:15, giù di lì, per la nostra diretta. E visto che vi ho portato nel bosco, vorrei sapere da voi se ci sono, intanto cadono anche ricci, spero di non beccarne nessuno in testa, se no non mi vedete martedì, ma a parte questo vorrei parlare di voi, con voi, dell'autunno, ma soprattutto delle castagne, e quindi sapere un pochettino
insomma, se avete le ricette giuste per utilizzare le castagne in cucina. Io di solito faccio la marmellata di castagne, però accetto altri consigli, so che le si mette anche nell'arrosto, insomma. Ditemi qualcosa voi, magari anche qualcosa di particolare che c'è nel vostro paese, magari anche all'estero. Però volevo farvi vedere una cosa che ho notato prima salendo, perché io mi chiedo, queste cose non sono possibili, soprattutto quando si cerca di salvare la natura. Sapete che noi ne parliamo tanto. Ecco, proprio qui, in un bosco, dove la luce del sole, sì, ok, il sole là penetra, ma non è che mi posso proprio sdraiare a prendere il sole. Chi è che ha bisogno, secondo voi, di un ombrellone? O meglio, lì c'è solo più la base di un ombrellone. Questo per dire, come sempre, che molte volte, insomma, molti di noi non rispettano la natura e buttano tutto quello che c'è in giro. Insomma, così, abbandonandolo nel bosco. Ecco, questo non si fa e spero che, insomma, tutti insieme possiamo continuare a divulgare quello che è avere i boschi, ma insomma salvaguardare il pianeta, soprattutto in questo periodo in cui si parla veramente delle 10 regole che dovranno essere raggiunte per far sì che il pianeta possa essere salvato. Bene, io con la castagna, anche se devo dirvi questa è un po' rachitica, che faccio? Lascio, la butto. Va bene, io con queste castagne, sì, queste le mangerò bollite, queste più grosse invece cercherò di farle marron glacé. Va bene, io vi saluto e come sempre vi do appuntamento martedì mattina su YouTube, mi raccomando, alle 9:15. Ricordatevi, voglio da voi delle ricette con le castagne. Ciao, e se avete la fortuna e la voglia come me nel weekend di andare a passeggiare nei boschi, fatelo, perché è molto salutare e in più, insomma, cerchiamo di vivere la natura nel tempo che ci rimane fuori dal lavoro. Va bene? È pure morbidoso quest'altro. Naturalmente mi insegnate voi che dove c'è la muffa c'è il nord, giusto? Facciamo così con la testa. Esatto, bravi. Ciao!